Comprendere e ottimizzare il percorso del cliente. Uno degli elementi fondamentali che ogni imprenditore e libero professionista dovrebbe avere sempre a mente è il percorso del cliente. Che cosa si intende con questo? È il percorso che una persona, uno sconosciuto, fa dal momento che non vi conosce a quando diventa vostro cliente. Quindi le persone come fanno a venire a conoscenza di voi? Molti risponderanno con il passaparola, che è lo strumento ancora più utilizzato. Altri, che hanno un sistema di marketing e fanno pubblicità, probabilmente lo faranno proprio investendo in pubblicità, annunci pubblicitari e via dicendo. Quello che noi dobbiamo tenere in considerazione è proprio questo percorso. Dobbiamo capire qual è questo percorso in modo da poterlo ottimizzare. Spesso utilizzo l'esempio della pubblicità online perché rende molto bene a livello di ottimizzazione, per capire come funziona. Quindi tu decidi di fare un annuncio pubblicitario, lo metti online e 1.000 persone lo vedono. Hai speso magari 100 euro e lo vedono 1.000 persone. Ora, i numeri sono indicativi, ma serve per rendere bene l'idea. Ora, di queste 1.000 persone, quante diventano tuoi clienti? Immaginiamo una, perfetto, questa è una visione però un po' miope di tutto quello che è il percorso, perché le persone vedono il tuo annuncio pubblicitario, probabilmente ci cliccano sopra, vanno ad approfondire, non so, sul tuo sito internet per scoprire qualche informazione in più, poi fanno una ricerca per cercare cosa le persone dicono di te, quindi cercare le recensioni e via dicendo. Bene, poi tornano sul tuo sito oppure ti cercano di nuovo sui social network, ti chiamano, prenotano una visita oppure ti chiedono maggiori informazioni fino a che passo dopo passo diventano tuoi clienti. Quindi noi dobbiamo tenere a mente tutto questo percorso e dobbiamo assolutamente ottimizzarlo perché i vantaggi sono veramente enormi. Ora concentriamoci solo sulla parte online, quindi un percorso che più o meno possiamo definire e controllare. Riprendiamo l'esempio di prima, dove hai speso i tuoi 100 euro e 1.000 persone hanno visto il tuo annuncio. Bene, in quanto hanno cliccato sul tuo annuncio? 100. Benissimo. In 100 sono finite sul tuo sito web e solo una si è trasformata in cliente. Ma di queste 100 persone, ad esempio, in quante richiedono informazioni, visto che all'interno del sito immaginiamo tu abbia messo un modulo per richiedere informazioni? In 10, perfetto, di queste 10 una si trasforma in cliente, quindi diciamo che abbiamo appena identificato, anche se in maniera abbastanza superficiale, ma un percorso completo che può fare un cliente. Ora, se noi andiamo a ottimizzare ognuno di questi punti, i benefici che ne otteniamo sono molto più di quelli che puoi immaginare. Quindi, se invece di 100 persone che cliccano sul tuo annuncio e finiscono sul tuo sito, lo fanno in 200, quindi raddoppi il tasso di click, raddoppierai anche i tuoi clienti, perché arriveranno ipoteticamente 20 richieste e di queste 20, due si trasformeranno in clienti. Perfetto. Ora, decidi di migliorare la tua pagina internet, quindi invece di avere 10 richieste ogni 100 persone che visitano il sito, ne hai 20. Perfetto. Anche in questo caso diciamo che hai raddoppiato il numero di clienti, ma invece di ricevere 10 richieste che si trasformano in un cliente, ne avrai 20 che si trasformeranno in due clienti. Poi decidi di lavorare anche su come rispondere a questi clienti, magari invece di rispondergli via mail, gli telefono, fai chiamare da un tuo collaboratore per fissare un appuntamento e via dicendo. Oppure invece di trasformare un cliente ogni 10, ne trasformi due ogni 10. E anche in questo caso hai raddoppiato il numero di clienti. Ma cosa succede se mescoli tutte queste cose? Te lo spiego subito perché l'effetto è esponenziale. Quindi tu invece di avere 100 visite ne hai 200 all'interno del tuo sito. Invece di avere una persona ogni 10 che compila il modulo e fa una richiesta di informazione, ne hai 2 ogni 10. Quindi avendo 200 visite avrai 400 richieste. Poi nell'ultimo punto, se invece di avere un cliente ogni 10 richieste ne hai 2 ogni 10, a quel punto hai ottenuto 8 clienti, quindi invece di uno si è passato a 8, migliorando in questo caso in maniera forte, quindi del 100% ognuno di questi passaggi. Ma più passaggi ottimizzi, più questo effetto è esponenziale e i risultati che ottieni saranno molto molto più importanti. Quindi quello che devi fare è capire qual è il percorso che fanno i tuoi clienti e cercare di andare a individuare i punti che puoi ottimizzare e farlo immediatamente. Questo perché a parità di soldi investiti puoi ottenere dei risultati molto più grandi. Quindi oggi rifletti su questo. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, e tu sai qual è il percorso che fanno i clienti che da sconosciuti li trasforma appunto in persone che acquistano da te? Nella maggior parte dei casi la risposta è no, le persone non sanno quello che avviene. Se lo immaginano oppure rispondono cercando delle soluzioni nel momento in cui gli pone la domanda, e la maggior parte delle volte è tutto passaparola. Quindi cerca di pensare a quale può essere tutto questo percorso, compreso il passaparola, e cerca delle soluzioni su come incentivare e migliorare ognuno di questi passi, passaparola compreso. Trova la soluzione e il tuo business esploderà. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!